appassionati della web TV del Corriere Laziale, buon pomeriggio da Via del Baiardo, dove Football Club e Tor Tre Teste si contenderanno il primato del girone B della Juniores Elite. E noi siamo qui a raccontarvi ogni più piccola emozione con le nostre nuove immagini in alta definizione. Sono gli Orange di Eros Guglielmo a partire meglio su un rilancio di Tersigni. Barra raccoglie il pallone sulla sinistra, converge verso il centro, vede Tartaglia, ma il sinistro della punta viene bloccato con facilità da Colangeli. Risposta della Tor Tre Teste al 17°, destro di Sganga su punizione, ma Bolatti attento. È il football a condurre le operazioni, ma l'unica palla gol del primo tempo è per la Tor Tre Teste. Traversone di Lisi, Bolatti non trattiene, ma poi è bravo a recuperare posizione e a respingere su Dei Rossi, che era piombato sul pallone come un rapace. Nel finale football in attacco, velo di Gazzo, ma Tosti col sinistro non riesce a dare potenza al pallone. Con le immagini passiamo nella ripresa, la Tor Tre Teste ci prova ancora su punizione, stavolta è De Palma a andare a giro, ma il pallone sfila un paio di metri alla destra della porta difesa da Bolatti. Il football risponde con Privitera, ma il destro del neo entrato viene bloccato da Colangeli, ma al 28° arriva il gol del vantaggio per i marroni di casa con Barra, che scambia con Pizzuti e dopo una serie di rimpalli trova lo spazio giusto con il destro per battere il numero 1 rosso-blu. Esplode la gioia dei ragazzi di Guglielmo, che riescono a sbloccare dopo 75 minuti un big match che aveva regalato fino a questo momento poche emozioni. La Tor Tre Teste prova a reagire e riesce al 40° a creare un incredibile pallagol. Da Nibale serve Lisi, Bolatti è super sul destro dell'esterno, poi Dei Rossi, invece che calciare col sinistro, prova un esterno destro troppo debole che permette al numero 1 Orange di recuperare la posizione, di rinviare prima di bloccare. Nel finale Pizzuti, servito da Tomassini in contropiede, fulmina col sinistro Colangeli il gol del Lez, che sigilla la vittoria degli Orange. Una dedica speciale per Roberto Jelasi, suo compagno di squadra ai tempi di Via Candiani. Per chiudere questo big match arriva il triplice fischio del signor Campobasso di Formia. Il football rimane da solo a un punto il San Lorenzo, la Tor Tre Teste scivola al terzo posto, raggiunta anche da Vissartena e Alba Longa.